È domenica 29 ottobre, ben ritrovati all'appuntamento con la prima edizione di TVA Notizie. Una domenica di pioggia su tutto il Vicentino che arriva dopo il crollo del grande albero a Campo Marzo. Un episodio che carica di preoccupazioni e inquietudini in più la nuova allerta meteo in arrivo. E allora per fare il punto ci colleghiamo subito con Martina Mazzaro. Buongiorno. Dopo il caso dell'albero piombato su una fermata dell'autobus davanti alla stazione di Vicenza che ha travolto alcune e ferito alcune persone, ci si interroga sullo stato di salute degli alberi del capoluogo ma anche della provincia. E solo affidandosi agli esperti, quindi agli agronomi ad esempio, si può effettivamente capire se un albero è sano oppure se è a rischio crollo. Soprattutto sono gli alberi più grandi, quelli delle dimensioni più alte a preoccupare e ad essere più controllati. Ad esempio l'albero che vedete alle mie spalle, che si trova nel parco del Museo del Risorgimento, è alto addirittura 34 metri ed ha un'età stimata di 200 anni. Si tratta di un albero monumentale d'Italia. Proprio per evitare che altri alberi possano cadere, adesso in questi giorni sono in corso numerosi accertamenti, anche in vista dell'ondata di maltempo che anche in questa giornata interesserà il Vicentino. Sono infatti anche delle piogge intense, delle ondate di vento, delle grandi folate di vento che potrebbero provocare il crollo di questi grandi alberi. Allora, prima di restituire la linea allo studio, ascoltiamo le previsioni del meteorologo Marco Rabito. Se l'instabilità che stiamo osservando oggi risulta piuttosto modesta e discontinua, nella giornata di domani entrerà nel Mediterraneo una perturbazione più corposa, che apporterà delle piogge anche intense sul Vicentino. Si tratterà di piogge più frequenti al mattino, anche sotto forma di rovescio, poi con una pausa a metà giornata e nuovamente intense a partire dal pomeriggio sera, fino alla prima parte di martedì. Avremo anche dei temporali. Le temperature rimarranno su valori piuttosto elevati per il periodo. Nei giorni successivi, se una pausa ci interesserà nella giornata di mercoledì, con tempo più stabile e qualche spazio soleggiato, tornerà l'instabilità a partire da giovedì e venerdì, con nuove piogge anche abbondanti.